Grazie Presidente, signora Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevoli colleghi. L'intervento della Presidente del Consiglio è, come sempre in questi casi, sospeso su due registri. Da un lato c'è il tono più istituzionale, tipico di chi si accinge per la quarta volta a un impegno anche molto importante, persino un po', diciamo, burocratico come quello del Consiglio europeo, e dall'altro quello tipico della nostra Presidente, che ama molto, in particolar modo in sede di replica, rispondere punto punto anche con toni che talvolta scendono un po' più sul campo dello scontro politico, della propaganda anche in alcuni casi, direi del dibattito da talk show. Credo che siano i momenti in cui la Presidente si diverte di più. Anche noi talvolta ci divertiamo, sarebbe bello replicare punto per punto, ma sono certo che non mancheranno occasioni in cui potremo, nelle sedi dei talk show, dialogare e discutere e rinfacciarle tutte le considerazioni, Presidente, che lei anche giustamente rinfaccia a noi, anche perché chi governa ha sempre un problema di rapporto complicato con la coerenza. Ce l'abbiamo avuto tutti, ce l'ha in particolar modo la Presidente del Consiglio, perché ha fatto della coerenza la sua carta vincente alle elezioni. Ed è normale che in alcuni momenti, essendo il governo l'arte del compromesso, essendo il governo il luogo in cui si compongono opinioni anche diverse, questa coerenza viene meno. Presidente, lei ha fatto due ottime scelte ieri, lei e i suoi colleghi del Consiglio dei Ministri. Ha nominato, ha avviato l'iter per la nomina del governatore della Banca d'Italia nella persona di Fabio Panetta. Bravi. Farà sicuramente meglio di Visco, anche perché peggio è difficile, ma soprattutto è una nomina che va nella direzione giusta di ridare autorevolezza alla Banca d'Italia. Lei però non può oggi venire stamattina in aula e dire che la Banca Centrale Europea ha sbagliato tutto, perché Fabio Panetta in questi anni era a Francoforte, in quella Banca Centrale Europea, che cito perché mi ha molto divertito, che lei definiva un comitato d'affaristi usurai qualche anno fa. Allora, se giochiamo la carta delle incoerenze, tutti noi abbiamo in quantità industriali incoerenze da rinfacciarsi. Io, per esempio, la nomina del generale Figliuolo, io la condivido totalmente. Credo che fosse l'unico modo anche per superare il problema territoriale che era emerso. Il generale Figliuolo ha fatto una campagna vaccinale straordinaria, la stessa campagna che lei definiva raggelante, Presidente. Allora mi piacerebbe punto punto mettermi a discutere con la Presidente del Consiglio, anche con un po' di sana autoironia. Per esempio, oggi la Presidente ha detto una cosa giustissima. Ha detto, me lo sono segnato, la fermezza è la prima forma di prudenza, e si riferiva alla politica estera. Io sono d'accordo con il governo su questo. Non altrettanto era la Presidente del Consiglio attuale, quando era all'opposizione, quando c'era un altro Presidente del Consiglio, del quale eviterò di citare il nome, era il 2016, che ella definiva un idiota, ma era una citazione affettuosa, dostoieschiana direi, perché schierava le truppe della NATO in Lituania. Io quel Presidente del Consiglio lo conosco, le garantisco che non se l'è presa male, quell'ex Presidente del Consiglio, però insomma, come si cambia vale per tutti. Allora, se dobbiamo fare di questo luogo un luogo da dibattito e dei talk show, possiamo farlo. Io penso che abbia detto molto bene Borghi quando vi ha, contestato i numeri dell'immigrazione, nel senso che si dice di difendere i confini, ma si è più che raddoppiato il numero degli ingressi. Ma in ogni caso questo dibattito per me lascia il tempo che trova tra di noi. Cioè, io posso stare e impiegare i miei 10 minuti a replicare punto punto, alla fine torniamo a casa, poi ci mandiamo un messaggino su chi ha fatto la battuta più bellina, però siamo punto e a capo. Perché? Perché la mia opinione, della quale, signor Presidente, per suo tramite vorrei mettere a conoscenza il Parlamento, è che la situazione dell'Europa sia drammatica. E io vengo da una cultura diversa da quella di tanti di voi, amici colleghi della destra, perché io sono un convinto europeista che non è mai stato sostenitore dell'Europa delle Nazioni. Invito tutto il Parlamento a leggere uno straordinario intervento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovano, che in una sede per me importante, quella di una rivista che fa la differenza, che si chiama Tempi, e che ha fatto una riflessione culturale interessantissima, arrivando a delle conclusioni diverse da quelle mie, ad esempio su Ventotene. Invito chi ha tempo, come dire, a leggere questo intervento di Mantovano. Perché dico questo? Perché chi parte da questa lettura, che è una lettura che non è la mia, e chi invece parte dalla lettura che Ventotene, gli Stati Uniti d'Europa, il sogno
nel quale noi portammo Merkel e Hollande a dialogare, perché l'Europa per noi ripartiva da lì, entrambi dobbiamo prendere atto che la situazione politica dell'Europa è drammatica. E se noi non partiamo da questo giudizio, che è profondamente diverso da quello dell'Europa di 10 anni fa, noi ci restiamo attaccati ai nostri stereotipi e ai nostri pregiudizi ideologici, dividendoci in sovranisti e non sovranisti, ma senza avere uno sguardo su quello che sta accadendo. Mi spiego e vado rapidamente a chiudere. L'Europa ha una crisi demografica senza precedenti. È dai tempi della crisi dell'impero romano che una civiltà non ha una crisi demografica dal punto di vista percentuale così significativa. Noi siamo 500 milioni di persone, meno, da quando se n'è andato il Regno Unito, gli altri sono 7,5 miliardi. E gli altri cambiano. Rispetto a quando io stavo in quei banchi lì, c'è una Cina che è diversa da prima. Noi vi abbiamo richiamato a una riflessione e io condivido il fatto che dice la Presidente del Consiglio quando dice noi siamo dentro One Belt, One Road, ma altri fanno più affari di noi. Guardate che 10 giorni fa il primo ministro cinese, il nuovo primo ministro cinese, se n'è andato a Berlino e ha fatto degli accordi, mi pare una 20 miliardi, con i tedeschi. Allora anche su questo o l'Europa è unita o non è, è un tema interessante da affrontare. Fatto sta che la Cina, c'è una Cina prima Xi Jinping e dopo Xi Jinping. C'è un'India, 1,5 miliardi di persone più dei cinesi, che c'è una India prima Modi e dopo Modi. C'è un Brasile che è cambiato rispetto al Brasile di 2 anni fa, perché la visione terzopolista di Lula, che porta Dilma Rousseff a fare la presidente della banca indicata dai cinesi, della banca dei paesi dei BRICS, è un elemento di novità che non va sottovalutato. Il Medio Oriente vede nella leadership saudita più giovane rispetto a quelle precedenti un cambio radicale, non solo per il Medio Oriente, ma anche per i paesi africani, dove i paesi più numerosi, a cominciare da Nigeria, Etiopia ed Egitto, vivono le difficoltà che sappiamo. In questo quadro, come se non bastasse, gli Stati Uniti hanno una debolezza strutturale, che è la debolezza della loro democrazia, e gli unici due elementi di novità che sono arrivati dall'Europa sono la Brexit, in questi ultimi 10 anni, non propriamente un fatto positivo per l'Europa, ma nemmeno per il Regno Unito, se è vero come è vero che qualcosa sta cambiando. Lo dico perché anche in questo Parlamento in tanti applaudirono la vittoria di Farage nel 2016, qualcuno era persino compagno di banco di Farage al Parlamento europeo, e dall'altro lato la vicenda ucraina, in cui noi condividiamo la linea del governo, ma diciamo anche che noi siamo in una situazione in cui dopo ciò che è successo in Ucraina nulla sarà più come prima per il nuovo disordine globale e per l'Europa, perché quando l'Ucraina entrerà dentro l'Unione Europea, ed è bene che ci entri, sarà un'altra Europa. L'Ucraina è grande, il doppio della Germania, il doppio nuovo, è più grande della Germania, è un paese che cambia radicalmente le regole del gioco in Europa, e noi vogliamo che prima possibile vi sia la fine della guerra e vi sia l'Ucraina che entra nell'Unione Europea. Noi siamo dalla parte giusta, dalla parte degli ucraini, ma diciamo anche che questo porterà a una serie di modifiche strutturali. Di fronte a queste modifiche strutturali, la mia impressione è che non ci sia sufficiente consapevolezza nelle leadership europee del fatto che noi stiamo rischiando di perdere il treno europeo. Cioè non è un problema di dividerci tra di noi, di farci le battutine, di farci le polemiche tra di noi, sullo spazio, sulle biotecnologie, sulle start-up, sulle infrastrutture, persino sulle università, oggi è uscita l'ennesima classifica, o sulla cultura e lo sport. L'Europa sta perdendo il proprio ruolo di pivot e ruolo centrale. Allora, se questo è vero, io credo che il suo compito sia un compito molto difficile, Presidente. Anche perché se vuole mantenersi coerente con i principi con cui ha vinto le elezioni, e questo dobbiamo prenderne atto, è stato un dato di fatto oggettivo, dobbiamo avere l'intelligenza politica di sfidarla sui temi che siano un pochino più elevati rispetto a quelli che talvolta mettiamo in campo. Ma anche questo vale anche per lei, perché quando lei arriva al Consiglio europeo non rappresenta più Fratelli d'Italia, rappresenta fratelli, sorelle, nipoti, babbi, rappresenta tutta l'Italia. Se questo è vero, Presidente, noi sappiamo che lei avrà un grande compito nei prossimi anni, contro la nostra volontà, perché avremmo voluto che lei non vincesse le elezioni, ma lei sia all'altezza di questo compito, ci rappresenti sapendo che quello che si sta discutendo non è più un dibattito interno tra noi e voi, è l'idea di che tipo di Europa abbiamo domani, perché il rischio è che l'Europa
diventi quel pessimo incubo burocratico che sostituisce il sogno politico e diventa, purtroppo, lo faccia dire da chi crede di essere un cittadino europeo, crede di essere convintamente dalla parte degli Stati Uniti d'Europa, rischi di essere la più grande occasione perduta anche dal nostro Paese. Buon lavoro, signora Presidente. È iscritta a parlare la senatrice Licia Ronzulli, ne ha facoltà. Grazie Presidente. La situazione internazionale, gli accadimenti intorno a noi rendono sempre più centrale una risposta europea sui grandi temi e l'Italia deve continuare a fare la sua parte, come sta già autorevolmente facendo da alcuni mesi a questa parte.